tanta voglia di donare attraverso un impegno costante e quotidiano. L'associazione Ollus Pane di Comunione opera nel territorio ennese da più di 10 anni e si occupa ogni giorno di far fronte alle richieste di aiuto di numerose famiglie in difficoltà economica e a rischio esclusione sociale. La sua base operativa è nei locali dell'ex maternità in via Roma, ma i volontari dell'associazione operano quotidianamente su tutto il territorio comunale e non solo. Sono molto felice di poter raccontare quella che poi è l'opera dell'associazione Ollus Pane di Comunione. Siamo infatti presenti nel territorio di Enna da più di 10 anni come comunità fattivamente operativa sul territorio, ma da 3 anni a questa parte abbiamo fondato una vera e propria Onlus. Lo scopo dell'associazione è quello di aiutare le persone bisognose, diciamo quelli che sono ai margini, quasi ad esclusione sociale, con particolare attenzione ai nostri stessi concittadini, perché sì, c'è molto bisogno anche nella comunità di extracomunitari presenti nel nostro territorio che comunque assistiamo, però è anche vero che causa la crisi di questi ultimi anni si è andati incontro a un incremento esponenziale della povertà e del bisogno, per cui molte persone che prima magari diciamo si vergognavano a chiedere un aiuto oggi sono costrette, e noi con un atto d'amore, perché si parla esclusivamente di quello, cerchiamo di aiutarli in tutti i modi. È un problema reale quello della solitudine, sì, del bisogno delle persone nella nostra città? Non solo è reale, ma è tangibile e trasversale, perché prende diciamo un po' tutte le fasce d'età. Noi personalmente solo qui nel territorio di Enna aiutiamo 80 nuclei, e per nuclei si intendono famiglie, per cui oltre a donne con bambine ci sono anche persone anziani. Gli anziani, la solitudine è uno dei problemi più grandi, perché oltre alla debolezza economica c'è anche un aspetto importante che è quello della solitudine. Infatti l'associazione Pane di Comunione Onlus non solo aiuta attraverso la distribuzione di derrate alimentari, ma li sosteniamo anche psicologicamente, presente anche all'ospedale Umberto I, insomma sono mille e mille le attività, financo comprare la bombola di gas che manca, o dei libri di testo che purtroppo la famiglia non è in grado di acquistare ai propri ragazzi. Un supporto a 360 gradi. A 360 gradi, e mi preme dire che non riceviamo alcun aiuto. Noi non riceviamo alcun aiuto né dal comune, né dalla provincia, né dalla regione, né dallo Stato. Parlo chiaramente di aiuti economici. Il servizio di distribuzione è prezioso e vitale, però come tutti i servizi ha dei costi. Infatti noi distribuiamo ogni settimana, ogni mercoledì di tutto l'anno, estate ed inverno, però la raccolta viene effettuata quotidianamente. Io personalmente sul furgoncino giro, e cosa chiediamo ai benefattori? Sei un panificatore? Dacci un po' di pane che noi possiamo a nostra volta ridistribuire. Così l'agricoltore che vuole donarci qualche bottiglia d'olio, ecco, noi partiamo, andiamo a prenderla, o anche la grande distribuzione come supermercati. Insomma, questo è il nostro servizio, ma chiaramente ci sono dei costi non indifferenti, oltre che il tempo prezioso di tutti noi volontari che come oggi e come tutto l'anno ci mettiamo assolutamente a disposizione di chi ha bisogno. L'associazione Pane di Comunione è nata per aiutare il prossimo, i più bisognosi. Cosa facciamo? Facciamo la missione all'ospedale aiutando gli ammalati, portando conforto agli anziani, distribuiamo generi alimentari, indumenti, aiutiamo giovani madri e più extracomunitari. L'associazione cosa chiede? Chiede aiuto, benefattori e persone sensibili che ci vogliono aiutare per aiutare gli altri. Grazie. Chiunque voglia contattare l'associazione può farlo attraverso i numeri e i riferimenti che vedete in sovrimpressione.